posso soltanto la parola di Dio, che la liturgia ci offre della solennità della natività di San Giovanni Battista. E il Padre della Chiesa ci fa notare che la nascita si celebra solo di Gesù e di lui, di Giovanni il Battista. Più avanti fu introdotta anche la festa della Natività della Vergine Maria. Ma la Vergine Maria noi la festeggiamo e la onoriamo, soprattutto perché madre di Dio incarnato. E quindi il 1° gennaio, festa della Santa Madre di Dio. Giovanni il Battista è il dono che il Signore fa al suo popolo, al popolo di Israele, per preparare la via al Messia e indicarlo presente nel mondo. Quando Giovanni nasce, al momento della circoncisione, si impone il nome al bambino. Elisabetta dice: si chiamerà Giovanni. Ma secondo la tradizione del tempo, Giovanni era quel nome estraneo alla parentela di Zaccaria ed Elisabetta. Glielo fanno notare, ma lei dice che il suo nome è Giovanni. Ma siccome l'opinione delle donne allora contava con molto poco, e allora chiedono al padre, a Zaccaria, che non può parlare, era diventato muto nel momento in cui gli fu annunziata la nascita di un figlio. Chiedono a tavoletta, l'abbiamo sentito, e scrive: il suo nome è Giovanni, destando meraviglia in coloro che ascoltano. Giovanni significa dono di Dio, o anche Dio è misericordia. Quindi la scelta di quel nome, che viene da Dio stesso, ha un significato pieno. Forse oggi nel nome dei bambini tante volte si sceglie quello delle telenovele e non si sa quale sia poi il significato di quei nomi. Mentre il nome è importante per il significato che porta con sé. E Giovanni significa proprio dono di Dio. Ogni figlio è dono di Dio. Ma ognuno di noi viene a questo mondo, ci ha detto la pagina di Isaia, con un preciso compito, un preciso intento. E dovremmo cercare, aiutando i genitori soprattutto, la comunità, i bambini, a comprendere qual è o che cos'è che Dio si aspetta da loro, per essere una presenza secondo la sua volontà, per essere una presenza importante, non in virtù di una carriera da fare, ma in virtù di un servizio da offrire. E Giovanni Battista si presenta come colui che deve diminuire, indicando il Messia Gesù ai suoi discepoli, dice: è importante che lui cresca e io diminuisca. L'Apostolo Paolo ci dice: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Lasciar trasparire la presenza del Signore nella nostra vita, lasciarla trasparire dalla serenità del nostro volto, lasciarla trasparire dalle scelte che compiamo,
dalle parole che pronunziamo, dalle opere che facciamo. E Giovanni Battista lascia trasparire la presenza di Dio, indicando il Messia e con la comprensione lucida che la sua missione è destinata a finire, mentre quella di Gesù è ciò che gli uomini attendono e di cui hanno bisogno. Quindi lui deve crescere, io diminuire. E l'Apostolo Paolo potrebbe dire in Efesini 5:100: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Giovanni riceve una missione molto importante e si prepara, ci ha dato cenno la pagina evangelica, si prepara nel silenzio, nell'ascoltimento, nella penitenza. Il fagiolo cresceva e si fortificava nello spirito, visse le zone deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Quanto sarebbe importante recuperare il silenzio della nostra vita. La nostra è una società molto chiassosa. Quanto sarebbe importante, perché nel silenzio ascoltiamo Dio e ci ascoltiamo tra di noi. Forse non sappiamo fare più molto silenzio. Anche quando preghiamo tante volte, diciamo tante parole e ci dimentichiamo di ascoltare Dio. La preghiera è lode, ringraziamento e ascolto. Gesù ci ha detto: quando pregate, non pensiate di essere ascoltati perché dite molte parole. Quando pregate, voi dite semplicemente: ci ha insegnato il Padre nostro che sei nei cieli. Gesù ci ha insegnato solo questa preghiera, semplicissima e densissima, fatta di poche parole, ma piena della parola di Dio, che ci consente di lodare, che ci consente di ringraziare, che ci consente di ascoltare, ci consente di chiedere e di aprire il nostro cuore ai fratelli, perché ci riconosciamo figli dello stesso Padre. Gesù non ci invita a dire Padre mio, ma Padre nostro. E tutti coloro che chiamano papà una persona vuol dire che sono figli di quell'uomo, mamma di quell'uomo, e tra di loro sono fratelli. Quanto è importante comprendere questo, perché la nostra vita sia fatta di parole essenziali, ma di parole essenziali a essenziali piene della parola di Dio, e poi di tanto silenzio, di molta attenzione, di tante opere buone che devono arricchire la nostra vita. Giovanni nella sua missione pronuncia poche parole, tante volte parole molto severe, parole di grande richiamo nei confronti dei suoi ascoltatori e soprattutto indicando Gesù. Giovanni Battista viene raffigurato sempre come un dito che indica, lui indica Gesù. Ecco l'agnello di Dio che toglie, che porta il peccato del mondo. E quando sentono queste parole, due dei suoi discepoli, Andrea e Giovanni, lo sento, si mettono dietro a Gesù, facendone esperienza e iniziando da quel momento una intimità con Cristo che li porterà ad essere suoi apostoli. Giovanni non è geloso di Cristo, l'abbiamo già detto. Dice: è importante che lui cresca e io diminuisca. Appunto, come abbiamo detto, perché non sia più io che vivo, ma Cristo che vive in me. Perché attraverso il nostro modo di scegliere e di parlare, la presenza del Signore
sia davvero manifesto, possa essere da tutti ascoltata, percepita, possa essere veramente un punto di riferimento. E allora guardiamo Giovanni Battista, uomo molto severo, Giovanni Battista era molto severo, non ha temuto i potenti del suo tempo, non ha temuto di offendere, diciamo così, gli orecchi dei suoi ascoltatori. Dedicava con forza, nessuno si offende, neppure il re Erode si offendeva, anzi avrebbe voluto salvarlo dalla morte se non fosse stato istigato dalla donna che aveva preso con sé. Perché anche se le sue parole lo lasciavano perplesso, però aveva tanta stima di quest'uomo, aveva tanta stima e ammirazione per quest'uomo, perché quello che diceva significava quello che le parole esprimevano. Allora guardiamo Giovanni Battista, che ci chiama o ci richiama con forza, che ci stimola per un entusiasmo alla sapienza di Gesù veramente forte, intensa e straordinaria. Perché per questo noi veneriamo Giovanni il Battista, che a un certo punto ebbe anche lui qualche dubbio su Gesù. Lui era un uomo molto severo, Gesù era molto misericordioso, accoglieva i peccatori, perdonava le prostitute, accoglieva chiunque si avvicinasse a lui. E un giorno, mentre è in carcere, dice a due dei suoi discepoli: andate da Gesù e ditegli, sei tu colui che aspettiamo o dobbiamo attenderne ancora un altro? Gesù risponde: dite a Giovanni, i morti risorgono, i zoppi camminano, i ciechi tornano a vedere, il Vangelo è annunziato ai poveri e beato chi non si scandalizza di me. Giovanni indica Gesù, ma Gesù è la pienezza. E la risposta di Gesù sicuramente riempie il cuore di Giovanni, che non teme di andare al martirio per rendere testimonianza alla verità. Giovanni sarà decapitato per un motivo futile, banale, la danza di una ragazza che piacque al re, che stimola le sue passioni più basse, e la testa di Giovanni rotola. Ma la testimonianza di Giovanni giunge sino a noi per esortarci tutti, stimolarci a dire sì, entusiasta, offrire a Gesù la stessa disponibilità di Giovanni, lasciarci condurre come Giovanni, che vinta la risposta di Cristo, non teme più di offrire la sua vita per quella verità, perché Gesù ha detto di essere la via, la verità e la vita. Ecco l'agnello che noi vediamo tra le mani di Giovanni, e Gesù, l'agnello di Dio che porta il peccato del mondo. Giovanni è comprensibile in ragione di Gesù. Giovanni è comprensibile perché ci indica Gesù. Giovanni è comprensibile perché ci prepara, ci offre al Signore. E allora lasciamoci stimolare dalla sua testimonianza. Lasciamoci aiutare dalla sua intercessione. Portiamo avanti il nostro impegno, quello che Dio ci ha affidato, come ha fatto Giovanni il Battista, perché come lui ha indicato Cristo, anche noi possiamo indicarlo presente, vivente nella nostra vita, e offrire a tutti la vera gioia, la vera pace, il vero amore, l'unica salvezza che viene da Cristo Signore.